non ci resta che creare il codice HTML per quanto riguarda i campi di input. Quello che facciamo è invocare un metodo inputField, facciamo $this, inputField, e passiamo in input al metodo il nome del campo, $fieldName e $fieldValue. Facciamo la stessa cosa anche per il tipo email e password. Il metodo inputField ritornerà il codice HTML del campo, che quindi andiamo ad aggiungere a $this HTML code, quindi al codice del form. Definiamo il metodo inputField . Facciamo anche type hinting per quanto riguarda field name e di tipo string, e field value e un array per quanto riguarda il tipo di ritorno. Ritorniamo una stringa, quindi facciamo due punti string. E facciamo ancora return, utilizziamo sempre la notazione hardoc. Inseriamo l'input all'interno di un div e all'interno definiamo l'elemento input. Abbiamo le informazioni all'interno di $fieldValue attribute, quindi quello che facciamo è definire una variabile $FA e facciamo end $fieldValue di attribute. Per quanto riguarda l'elemento input, dobbiamo indicare il tipo di input, quindi facciamo $FA type. Dobbiamo indicare l'attributo name, copiamo questa parte, così faccio prima, facciamo $FA name. Quale attributo ci manca? L'attributo placeholder, $FA placeholder, e infine indichiamo anche l'attributo value. Abbiamo fatto il return dell'elemento input. Questo codice HTML viene aggiunto al codice complessivo del form. Se torniamo nel metodo buildField, vediamo che abbiamo aggiunto al codice generale il codice ritornato dal metodo inputField. Quindi tutto dovrebbe già funzionare adesso. Andiamo nel browser ed aggiorniamo la pagina. Ed ecco il nostro form. Andiamo a vedere il codice con Ctrl più, riduco lo zoom, facciamo così, andiamo all'interno dell'elemento form e vediamo che abbiamo il primo input di tipo testo con attributo name, nome, abbiamo il placeholder e come value abbiamo una stringa vuota, l'elemento era chiuso all'interno di un div. Per quanto riguarda il secondo input, abbiamo che è di tipo email, come name abbiamo email, placeholder email e come value abbiamo una stringa vuota. Infine abbiamo l'input di tipo submit. Torniamo in VS Code. L'ultima operazione che facciamo all'interno di Form Builder, almeno per il momento, è andare all'interno del metodo startForm. E qui aggiungiamo un placeholder. Aggiungiamo un placeholder, result. Ora se andiamo all'interno della pagina ed eseguiamo lo script, ovviamente visualizziamo il nostro placeholder. Andiamo quindi all'interno della classe forma,
all'interno del metodo render, non ritorniamo direttamente quello che ritorna il metodo build, ma lo inseriamo all'interno di una variabile, facciamo $form. Se facciamo return di $form, chiaramente avremo lo stesso risultato. Abbiamo sempre il placeholder. Quando faremo le operazioni sul submit del form, valuteremo se il form è stato compilato correttamente o meno. Se torniamo ad inizio della pagina, vediamo che abbiamo questa proprietà status msg. Inizialmente abbiamo una stringa vuota, quindi se il form non è stato inviato non dobbiamo mostrare nessun messaggio di successo o meno di invio del form. E quindi quello che possiamo fare già in questo momento è utilizzare strReplace. Indichiamo come primo parametro il placeholder, result come secondo parametro la stringa di sostituzione, facciamo $this status msg, che ricordiamo inizialmente è una stringa vuota. Vogliamo effettuare questa sostituzione all'interno della variabile form. Andiamo all'interno del browser, aggiorniamo la pagina e adesso non visualizziamo più il placeholder. Una volta che effettueremo i controlli sul form, sullo submit del form, se il form viene correttamente compilato e quindi inviato, inseriremo l'informazione all'interno di questa proprietà, così come se il form non è stato correttamente inviato perché magari ci sono degli errori su uno o più campi, inseriremo l'informazione all'interno di questa proprietà, in modo da far visualizzare all'utente il risultato dell'invio del form.